aggiunto, richiamiamo Edoardo De Laurentiis, il nostro vicepresidente, che si accomoda nella prima poltrona. Poi chiamiamo i due ragazzi, Amir Ramani e Victor Osimhen. Prego. Amir, tu ti siedi a fianco al vicepresidente. Victor. Ok, facciamo prima una fotografia con voi due. Ringraziamo anche la nostra traduttrice, Mirella Rappa, che si siede a fianco a Osimhen. Prego. Possiamo cominciare, come sempre il nostro detto stampa, capo ufficio stampa di Bandiari, la via, la scelta di giornalisti che devono fare per la mia. Radio Pischissi. Allora, due domande, la prima per Victor, la seconda per Amir. Victor, quanto è stato importante per la tua scelta il colloquio che ho avuto prima con il presidente Aurelio De Laurentiis, che ci hanno detto che abbia trattato come se tu fossi suo figlio, e anche con Gennaro Gattuso, che ci ha anche in questo caso riferito, che ha detto sarai al centro del nostro progetto. What got me really, really interested in Napoli is when I spoke with the coach and of course the president.
It's hard for a young player like me to get such a such a love from the club, even when I haven't played, and they show me how important I am. I will be in the team, and of course, I think as a young player, you need a lot of motivation and what I received, and this really made me settling well. Credo che il momento in cui ho deciso di accettare la sfida con il Napoli sia stato proprio quando ho parlato con il coach e con il presidente. È incredibile ed è veramente difficile al mondo d'oggi ricevere tutto l'amore che io ho ricevuto da parte loro. E per un giovane giocatore la motivazione è fondamentale. Dai! C'ho più una domanda che però vale per entrambi. Se possono descriversi come giocatore, perché per Rachman ovviamente è un giocatore che abbiamo conosciuto meglio giocando in Italia, che tipo di difensore e soprattutto per Victor, visto che ieri Gattuso ha parlato di una possibilità di giocare in maniera diversa grazie alla sua presenza. Rispondi prima a Rachman. Che tipo di giocatore sei? Per tutti e due. Che tipo di difensore sei? Ma sono un difensore, penso che sono aggressivo, sono in aereo, due aereo forte, anche due normalmente sono forte, penso che queste sono le mie caratteristiche. Victor? Yeah, for me, I would describe myself as a team player, and I think as a player, when you put the team before you, I think the personal glory comes after, and of course I have the mentality of never say never, never give up, and I think this has really helped me while growing up and get to where I am today, which I'm really proud of myself. Mi definisco un giocatore che ama il gioco di squadra. La passione è fondamentale per me e la mia mentalità è basata sull'idea del mai dire mai. Per cui tutto è possibile, la partita è aperta. Corriere della Sera. Per Victor, cosa ti vista anche la tua storia un po' particolare, cosa significa per te orgoglio, responsabilità, essere il giocatore più pagato della storia del Napoli? Naturalmente per me essere qui significa aver compiuto un grande salto, ottimi compagni di squadra, grandissimi compagni e davvero non mi interessa del denaro. Quello che voglio è dare il mio meglio in termini di giocatore di calcio. Sì, buongiorno, volevo fare una domanda ad Amino Rachman. Volevo chiederti se per te è indifferente a livello tattico giocare in una difesa a 3 e in una difesa a 4, poi perché il Napoli lo scorso anno gli sono mancati molti gol dei difensori, tu hai dimostrato di essere molto bravo di testa, se puoi garantire anche qualche gol come difensore in fase offensiva, grazie. Questo è il secondo anno che ho giocato con tre difensori, un anno ho giocato a Locomotiva Zagabria e questo è il secondo anno. In altre scuole ho giocato sempre con 4, anche nazionale, quindi non è qualcosa nuovo. Per i gol di testa? Seconda domanda, anche io non ho fatto gol prima stagione in Serie A, ma come io sono fatto più di tutti, ho fatto tiri più di tutti i difensori in Serie A, ma davvero sono stato sfortunato. Spero che con Napoli faccia qualche gol. Grazie.
Calcio Napoli 24, cito Novellino per Osimhen, volevo chiedere 26, no? Calcio Napoli 24, Calcio Napoli 24. Volevo chiedere ad Osimhen, ieri Gattuso in conferenza ci ha fatto capire che con te si potrà giocare in maniera differente, però ti chiedo, inizia questa nuova avventura per te, 3 giorni di ritiro, quanto ti senti magari integrato nel gruppo e soprattutto che rapporto hai con Mertens? Importante per quello che c'è dal punto di vista organizzativo, logistico, lo sport, grazie.
condizione da Castelsante, dall'Alberto e anche dall'affetto di questa gente, credo che sia un binomio da ripetere nel tempo. Siamo molto contenti, il calcio ha delle sfaccettature dall'interno molto particolari e si vede che questa città, questa piazza ha respirato calcio per lungo tempo. Questa è la mia risposta al discorso di Castelsante. Per quanto riguarda le trattative, sai, io sono sempre abbastanza complicate tutte, poi non esiste una partita semplice, perché nell'immaginario collettivo, no? Quando c'hai i soldi vanno in compra, il calciatore viene via, se non c'hai i soldi non te lo danno, ma non è così. E quindi sono state comunque partite difficili, in particolare, per esempio Romani, quando io dopo poche partite di campionato l'ho vinto davvero, l'avevamo già notato in video, però davvero ci fece una grande impressione. Chiedemmo subito informazioni e c'era già una squadra tempo che l'aveva già richiesta, quindi dovevamo bruciare sul tempo le altre, quindi fumo fortunati in quel senso di giocarci molto subito con il Verona e anche bravi nella scelta di tempo e convinto a parte un po' da lontano. Io mi ricordo Vittorio nel mondiale del 17, quindi 4 anni fa, facevo un grande mondiale e fu catapultato al Wolfsburg dove trovò qualche difficoltà anche perché aveva un calciatore più o meno delle sue caratteristiche come Origi che aveva qualche anno più di lui e non ebbe un po' sfortuna perché ha avuto qualche problemino, niente di particolare, ma che qualche inciampino che gli andò a offuscare anche la sua forte identità. Chiaramente nella trattativa, che dire, nella trattativa è sempre comunque difficile perché fatta a distante, non potendosi trovare subito di persona, chiaramente non c'è mai, no? quella sensazione che ti dice forse ce la facciamo, forse non ce la facciamo, quindi via cavo, anche via video c'è sempre quell'attimo in cui dice qua speriamo, e poi è andato tutto bene, nonostante sia stato sicuramente un investimento molto costoso, ma noi siamo convinti che possa fare tutto bene. Salve, vorrei fare una domanda a Rachmani, riprendendo quello che era il collega Luigi Giordano, che diceva della tua posizione, ma anche da esterno potresti giocare nella difesa a 4, perché sai bene che tu stai già vivendo la difesa a 4, mentre tu hai giocato in una difesa a 3. Sei un centrale, ma potresti essere anche adattato ad esterno o è una pazzia quella che ti sto chiedendo. Poi vorrei chiedere al vicepresidente Edo De Laurentiis, che vive ogni giorno questi ragazzi, al di là delle trattative che ci sono, che ci saranno, qualcuno potrebbe lasciare la squadra, come diceva ieri il presidente, siamo 35 addirittura, però c'è un grande spirito che tu, posso darti tu, caro Edo, la vivi ogni giorno. Chiedo di raccontarci. Sì, anche prima ho cercato di andare a Gabria l'ultimo anno, quando abbiamo giocato in Europa League, ho giocato 7 partite in Europa League tutte, perché no, non posso giocare. Io posso giocare anche se lui dice, quindi adesso che sono pronto, qualcosa. Che cosa che lui ha bisogno o vuole da me. Quindi a sinistra? Anche a sinistra, anche a destra. Destra più facile. Ok. E, oltre a quello che vedete voi in mezzo al campo e che si stava del massimo per allenarsi e arrivare alla fine del campionato in forma, sono ragazzi splendidi che cercano di stare insieme la mattina e la sera e sfottersi, divertirsi, creare un ambiente di armonia. Quindi bravi ragazzi, sono tutti ragazzi comunque, come dicevo prima, stanno perdendo impegno dopo questo periodo purtroppo di Covid, cercando poi di ritornare a una vita normale, quindi a uno stato pieno con tifosi che potrebbero tornare a sostenere il nostro giocatore. Niente da dire, diciamo, su questi tre giocatori sono nuovi. Abbiamo un primo che è un profilo nuovo che dovrà in qualche modo
stupirci in mezzo al campo, sono sicuro che farà bene, e poi abbiamo una conferma di calcio italiano che gioca a Verona e quindi potrà soltanto per fare ancora meglio alle nostre dipendenze. Grazie a tutti. Salve, buongiorno a tutti, una domanda per Osimhen e poi per il direttore Giuntoli. A Osimhen gli chiedo come ha vissuto questa sosta per il Covid, il campionato francese si è fermato e non è più ripreso, e soprattutto come sta fisicamente. Ovviamente mi è dispiaciuto che il campionato francese sia stato interrotto e altrettanto ovviamente ho continuato i miei allenamenti a casa, tranne un piccolo periodo di pausa vera in cui sono tornato a trovare mio padre. Per me è fondamentale mantenermi in forma e prepararmi alla nuova stagione. Come sto adesso? Beh, credo che se non sono in forma al 100% ci sono molto vicino e farò il mio meglio per essere al 100% il prima possibile. Grazie. L'altra domanda per il direttore Giunto, le abbiamo tutti saputo della visita di cortesia ufficialmente del procuratore Raiola, del procuratore anche di Lozano. Le chiedo se, a proposito dell'attaccante messicano, dobbiamo aspettarci le novità. Grazie. La Fiumino ha salutato i due ragazzi che ha nella sua agenzia, che sono a Lovasa Lozano, siamo stati a pranzo insieme. Siamo dell'idea che Lozano possa solo fare meglio, Rino è contento della sua ultima parte di stagione, quindi la volontà è quella di continuare. Buon pomeriggio e benvenuti. Napoli ha detto che abbiamo avuto ad entrambi, perché avete scelto il Napoli, e poi una domanda al direttore. Allora, come ha detto anche il direttore, che dopo, penso dopo 2-3 mesi già Napoli aveva interesse su me, e già da qualche tempo ha iniziato a parlare con il mio procuratore e sono stati interessati per me, quindi quella era la prima mia scelta e non ho pensato per qualcos'altro, sono stato sicuro. Io sono stato sempre convinto che Napoli fosse la migliore scelta per me in questo momento e per il mio futuro da giocatore, e sono davvero molto eccitato di avere questa preziosa opportunità. Grazie per il direttore. Lei in una recente intervista ha dichiarato che prima di procedere ovviamente agli acquisti si doveva passare ai rinnovi e alle cessioni. C'è qualche rinnovo in programma nelle prossime ore dopo quello che inizia i rischi, oppure bisogna aspettare un po'? Grazie. Il mercato e i rinnovi tante volte vanno di pari passo. Di entrambi i giocatori che mi ha convinta che erano dei calciatori che potevano fare a casa.
caso dell'anno, una sola carità che l'ha fatto propendere per il la velocità dell'applicazione. Grazie. Buongiorno, una domanda per Osimene. Sei nato e cresciuto nella periferia di Lagos, che saldo ti senti di dare ai bambini delle periferie di Napoli che da grandi vogliono diventare calciatori? Three times with the team.
feel like you've been here 1 month, and I think the love has been really massive. And of course, I'm really looking forward to the new season, and I can't wait to be on the pitch to give my best and of course get the first for the team. Sì, io ho trovato il livello degli allenamenti veramente alto, altissimo direi, e ciononostante mi sono sempre sentito circondato da tanto affetto e mi sento di dire che ne voglio ancora, voglio continuare ad allenarmi in questo modo, voglio affrontare sfide più difficili, non vedo l'ora di essere sul campo per dare il mio meglio. Gennaro Verena, Napoli 24, Tele Capitale, per il direttore Stefano Giuntoli. Volevo chiederle, l'anno scorso, nella sessione invernale del calciomercato, Napoli ha acquistato Lobosca e Diego Demme per rinforzare il settore nevralgico nel campo. Nella seconda parte di stagione, dopo la ripresa del Covid, proprio il settore centrale dello scacchiere tattico azzurro ha dimostrato in fase del possesso, ha tolto una certa vulnerabilità, confermata anche ieri dalle parole del mister rispetto a un atteggiamento che deve definire insomma in fase del possesso pallino. Ecco, volevo chiedere, Napoli pensa di intervenire in quel settore del campo o dobbiamo aspettarci insomma da qui all'inizio della stagione, in assenza di partenza, la composizione centrocampo, quella attuale? Innanzitutto il mister intendeva il centrocampo ballerino, intendeva la squadra ballerina. Ci si difende in 11, si attacca in 11, non voglio essere scontato, voglio dire anche nei confronti della sua domanda. E io credo che la squadra nel giorno di torno abbia fatto grandi cose, non solo grazie ai nuovi acquisti, ma grazie all'atteggiamento tattico diverso di tutta la squadra, l'atteggiamento mentale e fisico della squadra. Credo che la strada da percorrere sia quella, come ho detto ieri, non sempre e per forza intervenire con il mercato per colmare eventuali gap che uno possa pensare che ci siano, perché non è detto che sia quello lì il problema di mettere un corridore in mezzo al campo, perché Gattuso la sua forza è quella di difendersi tenendo la palla. Se dobbiamo comprare un calciatore che ha tanta corsa, che ha tanto contrasto, che ha tanto palleggio, probabilmente dobbiamo andare alla Madrid a prenderlo. Io non glielo ho suggerito, l'ha detto lei. No, sì, però a volte si vuole, tutti vogliamo tutto, però noi dobbiamo cercare di lavorare sulle nostre forze, le nostre qualità economiche sono incredibili, perché abbiamo come detto il presidente investito tanti soldi su tanti ragazzi molto bravi, la squadra di giorno di torno ha fatto veramente cose importanti, potevano essere importantissime per poco cose, probabilmente un po' di motivazione del finale ci può essere mancata a livello inconscio, però noi dobbiamo pensare veramente che il tempo molte volte si migliora con il lavoro. Grazie. Yes, I mean, most of the body fans used to send me a message, and sometimes I speak to some of them. They are very supportive why I have kicked the ball for the club, and I think for me it will be one of my biggest dreams also to get the goals in front of these amazing fans, and I can't wait to get on the pitch. And of course, maybe when I score against Juventus, they will go crazy, and of course, not me even more. But aside that, I'm really looking forward to the start of the season to help my teammates and for them to bring in trophies to this great club. Sì, me l'hanno detto sia i miei compagni sia i miei fan, con i quali sono in costante contatto, mandano messaggi e a me piace rispondere. E sì, so anche che vanno pazzi.
spazi per la Juventus, in italiano in generale. E da parte mia posso solo dire che io ho tutta l'intenzione di aiutare la mia squadra a Napoli, segnare anche magari segnando contro la Juventus, io ce la metto tutta. Bene, grazie, allora grazie, faremo, adesso facciamo una foto a tutti e quattro dei protagonisti, ringraziamo anche il nostro bravissimo interprete. Grazie, grazie a tutti, e appuntamento allora domani per il nostro forum che ci sarà il 15 o adattarsi bene per vivere meglio e a lungo. Arrivederci.